Secondo voi, parlare di Bertinotti nel 2015 dovrebbe scatenare ancora un casino sui social network? Basta. Ieri mi è finito per le mani un articolo su Bertinotti e sul suo finale di carriera, diciamo, ma era vecchio di nuovo. Vabbè, pazienza, per me era una novità. Qual è il problema vero? È che si è scatenato attorno a questo tema un casino incredibile. Bene, ringrazio chi mi ha detto che non mi devo preoccupare più di tanto perché il rincoglionimento senile esiste. È un 360 gradi così grande del compagno Bertinotti che è passato al liberalismo e soprattutto alla sua fede vaticana. Non ci dovrebbe stupire più di tanto perché è successo a più di una persona di rincoglionire a una certa età. Ma secondo voi io mi posso votare coglioni a 43 anni nel 2015 di Bertinotti? È proprio per questo che non sapevo della notizia. L'ho letta per caso, ieri mi è sembrata quasi nuova. Vabbè, mi ha fatto un po' pena e ne ho parlato. Lo spunto però era un altro. Io credo che una delle più grandi sconfitte della sinistra, quella che l'ha portata secondo me a scomparire in Italia, sia stato proprio quello di giocare sul campo dell'avversario su qualsiasi cosa: la velocità e la rapidità delle decisioni, l'appoggiarsi ad un unico grande personaggio che scambierà la sorte del mondo. La sinistra non è questo. La sinistra è partecipazione, la sinistra è condivisione, è scontro, sono le circoscrizioni, i rioni, le piccole sezioni, quando c'erano ancora, dove ci si scannava per un marciapiede, ma centralismo democratico no, si arrivava ad una sintesi, si arrivava ad un'idea più o meno condivisa. Il berlusconismo poi ha rilanciato una cosa che in Italia non si è mai sopita dai tempi del fu testina gravida, detto Mussolini, e cioè che abbiamo tutti bisogno dell'uomo che salvi l'Italia. Abbiamo bisogno del grande personaggio che ci traghetti. No, non che sia Bertinotti, la persona che va. Voglio dire, per una certa parte della sinistra allora, quella scissionista, quella che non accettò il cambiamento dall'allora PCI a quello che è venuto dopo, si ritrovò tutta sotto a questo personaggio al quale affidò il compito delegato quasi del tutto, e so, alcuni compagni del passato mi diranno che non è così, ma il compito era stato affidato a tutto ad Bertinotti, è quello di portare il verbo di una nuova rivoluzione comunista. Non voglio stare ad indagare su come siano andate le cose. Io ricordo principalmente Bertinotti come l'artefice principale della caduta del primo governo Prodi. Nessuno ci potrà mai dire come sarebbe potuta essere la storia italiana se quel governo avesse potuto portare avanti il proprio lavoro più a lungo. Certamente i numeri non aiutavano. Però che proprio cadesse per mano di uno alla sua sinistra. Fatto sta che quell'evento, secondo me, ha cambiato la sorte delle nostre democrazie, della nostra eventuale seconda repubblica, riportando, primo tra i vari eventi che si sono susseguiti poi nella storia, Berlusconi al potere per l'ennesima volta. Quindi quello che voglio dire io è che a me non interessa il fatto specifico, le opinioni specifiche di Fausto Bertinotti di oggi. Me l'ero pure perso per la strada, così come ho fatto, se Dio vuole, per Fini e per molti altri. Quello che io volevo dire, prima che la discussione sfociasse in qualcosa di assurdo, perché siamo finiti da Bertinotti a Israele, a Gaza e alla crisi del sindacato, quello che io volevo dire è che quello che manca alla sinistra oggi è la partecipazione organica. Che poi questo dipende dal fatto che sistematicamente si sono distrutti prima i gruppi dirigenti nazionali, poi i gruppi dirigenti locali, anche perché svuotati da ogni possibilità di incidere sulla politica nazionale. Fatto sta che anche a sinistra ci siamo affidati all'uomo unico. Prima è stato Ciccio Mortadella Prodi e dopo è stato il signorino che attualmente governa, governa tutto, è presidente di tutto, compreso della Fiorentina. Mi aspettavo che si candidasse anche ai massimi vertici del calcio dopo la defaianza di Blatter, ma non, la sinistra non può essere questo. Noi non siamo in grado siamo frastagliati di natura, siamo segmentati, siamo un viscolo che dopo il Big Bang è naturalmente incline ad espandersi, ad allargarsi, ad allontanarsi.
Figuriamoci se una sola persona può incarnare tutte le necessità della sinistra. Noi abbiamo bisogno di accapigliarci, abbiamo bisogno di discutere mille ore sul marciapiede di cui dicevamo prima, e poi molto probabilmente arrivare ad una sintesi. Io non so quale dei due mali sia stato il peggiore per la sinistra, se questo tipo di ragionamento e di partecipazione, non credo, o se l'affidarsi a un modo di fare politica che era proprio della destra, che delega ad un'unica persona il destino del proprio movimento politico. Quindi ci sarà tempo, ragazzi, per approfondire gli altri discorsi che sono venuti fuori su Israele, Gaza, sulla crisi del sindacato. Si parla qua di pezzi di storia politica italiana passata molto importanti e di storia del Medio Oriente e comunque della nostra attualità che da 40 anni ad oggi hanno sicuramente contribuito alla situazione attuale. Bertinotti no. Non era il mio intento quello di centrare l'attenzione su Bertinotti, per cui non mi interessano le eccezioni su di lui. Lasciamolo parlare. Vi metto qua in nota un articolo più recente di quello di ieri che parla della sua allegra e partecipata visita al meeting di Comunione e Liberazione. Ormai è sodale, è passato da quella parte, prendiamone atto, lasciamolo perdere, lasciamolo baciare le file che ha deciso di baciare alla fine, nel finale di partita. Però guardiamo veramente a quelle che sono a quello che era il messaggio che volevo dare, e cioè: è possibile che esista una sinistra che delega ad una persona la direzione e il movimento politico e le decisioni di tutto, nazionali, regionali, locali, le opinioni? Non è possibile. Qui si sta portando avanti, anche per colpa dei media che sicuramente non aiutano, il concetto che l'Italia sia governata o da lui o da qualcun altro. Anche le persone che stanno subito direttamente sotto a lui, Alfano, Alfino, La Boschi, tutto l'entourage, diciamo, è assolutamente reso marginale da questo modo di analizzare le cose. E la base non si sente più in grado di partecipare, non ha più voglia di partecipare. Quindi la risposta, datemela voi, Bertinotti è rincoglionito, non è rincoglionito, alla fine non ci interessa, ma ditemi piuttosto la vostra. Cosa è peggio? Tornare ad un livello in cui la partecipazione era vissuta, combattuta e che poi alle volte, appunto, con il centralismo democratico arrivava comunque ad una sintesi, o questo tipo di politica, sì, veloce, da internet, da WhatsApp, ma che si è svuotata di tutto, soprattutto si è svuotata della base. Volete un leader? No, io sono indigente, ma non voglio. Da dove ripartire? Ok, mettiamo le basi e cominciamo a discutere su questo. Dai localismi? Partiamo dai movimenti locali? Non lo so. Qualche spunto dall'esperienza grillina lo prenderei. Qualche spunto dalla storia passata lo prenderei. Però da qui cercherei di muovere oltre. Anche perché quello che secondo me abbiamo dimenticato di osservare negli ultimi tempi è che è come le dinamiche politiche siano assolutamente divise su due livelli distanti. Molto distanti l'uno dall'altro. Il livello localistico è assolutamente un livello cruciale, perché più la politica è delegata ad un'unica persona, più tutte le decisioni che devono essere prese a livello locale si svuotano di competenze, proprio perché l'Italia, per esempio, dalla Val d'Aosta alla Calabria è fatta di mondi completamente diversi l'uno dagli altri. L'altro livello è quello macroscopico, il fatto che i grandi aneliti politici, i grandi movimenti, le grandi realtà economico-finanziarie che muovono il mondo sono distribuite su un territorio molto più vasto di quello delle nazioni, molto più vasto di quello della singola Unione Europea. Come si fa a parlare di Unione Europea scindendola dalla situazione medio orientale, scindendola dalla situazione africana, scindendola dall'economia cinese, dalle frustrazioni russe, dalla ricerca di un nuovo predominio, anche se un pochino più soft, degli Stati Uniti? No, noi dobbiamo purtroppo muoverci su questi due piani completamente distinti, e una persona non può niente, ma in realtà è un modo nuovo, un po' inedito, se vogliamo, anche se ormai è tanti anni che questa tendenza c'è anche di qua, della sinistra di
lasciar fare a qualcun altro, perché noi abbiamo molto altro da fare. E invece la politica deve essere di nuovo, deve tornare di nuovo a essere impegno quotidiano, a partire dal proprio lavoro, a partire dal proprio vivere la società anche minuta della città, del quartiere. Bisogna ritrovare la capacità di capire che la politica è ovunque attorno a noi, e denigrarla, denigrare un concetto, non aiuta assolutamente nessuno, perché comunque è la politica che governerà il nostro futuro e quello dei nostri figli. Per cui in qualche modo anche gli scoraggiati e gli apolidi come me dovranno ritrovare una strada attraverso la quale imboccare di nuovo la partecipazione politica. Ed è meglio oggi che domani, ma dobbiamo rifiutare nettamente i personalismi. Non possiamo più accettare che un'unica persona rappresenti un intero movimento. Bertinotti. Ciao.